Ciao a tutti ragazzi, oggi siamo in live con Daniele Quercioli. Daniele, cosa stai combinando con quel camion? Perché io vedo che hai la cabina alzata. Lo stiamo combinando. Intanto ciao Emma, ciao a tutti. Gli stiamo facendo un po' di coccole, perché è disperato come noi che siamo congelati per questo coronavirus sugli eventi e quindi alziamo la cabina, gli facciamo due coccoline al motore, sì, controlliamo il battito. Okay. Il problema è che vedo che non è un camion, non mi sembra un camion tanto originale da poter girare in strada. No, non è un camion da strada decisamente. Il caso ha voluto che ha cambiato vocazione e da camion da lavoro è diventato un camion da drift. Quanto tempo fa ti è venuto in mente di incominciare a fare sta pazzia, Daniele? Allora, 6 anni fa con il mio vecchio camion che usare, ci siamo messi a giocare con i miei amici che fanno drift e sulla battuta, guarda che ha trazione posteriore anche lui, quindi in teoria dovrebbe girare, la cilindrata non mancava, siamo riusciti a metterlo in testa coda così in maniera molto semplice e in amicizia in un evento sportivo, ma cascavo insomma tra gli ultimi arrivati. E ci siamo divertiti tanto, ci siamo resi conto che poteva nascere qualcosa, ci abbiamo creduto e abbiamo rivoluzionato pian piano questo show, questa testa coda, questo gioco divertentissimo, emozionantissimo. E però purtroppo, porca miseria, il 10 del 2016 mi viene l'emozione, perdonami, ma mentre usavo il camion da lavorare, purtroppo un altro camionista è invaso la mia corsia e ci siamo scontrati frontalmente. Lui purtroppo non ce l'ha fatta, io ho dovuto aspettare l'intervento dei pompieri e mi hanno salvato la vita per miracolo. Ho imparato tantissimo per quello che riguarda il valore della vita, però purtroppo il camion ci ha lasciato le penne, il mio compagno di viaggio ci ha lasciato le penne, si è proprio disintegrato. Il tantam fino allora era stato talmente tale che i miei amici hanno deciso di fare una colletta e regalarmi un camion. E quello che vedete qui alle mie spalle è il donato Track Drift, perché viene da una donazione, da una raccolta di soldi data dagli amici. Senti, visto che c'è la cabina alzata, facci vedere questo motore. Lo sapevo che me lo chiedevi, è la parte più bella. Adesso ti giro la telecamera. Guardalo, se è bello, eh? Ci si innamora a guardarlo. Parliamo di un V8 biturbo 17.173 di cilindrata. Abbiamo tolto tutto quello che era idoneo alla strada, ma non idoneo alla pista. Aspirazione, scarico, l'abbiamo aperto il più possibile. Originariamente ha 480 cavalli a 1.900 giri, perché giustamente, essendo un motore da lavoro, ha pochi giri e tanta coppia più che tanti cavalli, però noi l'abbiamo rivoluzionato un attimino sulla pompa di iniezione, giusto un pelo, perché l'abbiamo portato a 3.000 giri. Questo ci permette, con una marcia anche corta, di poter gestire i traversi in curva senza bisogno di intervenire troppo sul cambio e avere elasticità di margini di lavoro. Ecco, margini di testa. Con che marcia entri in drift? Scusa, non ho capito. Ho detto con che marcia entri in allora, drift? Con che marcia entri? Come dico con i miei amici, ho iniziato con una marcia corta perché c'è margine d'errore e assolutamente non voglio sbagliare, perché la sicurezza, soprattutto nel mio caso, è la prima cosa. Non ti puoi permettere di sgarrare, perché i danni materiali a cose e persone possono essere veramente disastroso. Quindi sì, Siamo partiti con una marcia corta a basse velocità e man mano che ci siamo sentiti sicuri abbiamo aspettato ancora un'ulteriore occasione e abbiamo alzato l'asticella. Fino ad arrivare gli ultimi traversi siamo riusciti a percorrere dei destra a sinistra a circa 70 km all'ora di ruote sul posteriore e a circa 50 all'ora di velocità effettiva. Questo a fine 2019. Cosa che però non vediamo l'ora di provare in quest'anno, perché sì, Abbiamo stravolto tutta la ciclistica, cose che prima non aveva, sospensioni eccetera, pesi, dinamiche. Fatto proprio la ciclistica? Beh, allora, come ti dicevo, un camion da lavoro, quindi... Intanto, gira pure la telecamera, così ci vediamo in faccia, perché sennò...
bene, se ti piace più del camion, volentieri. Mentre parli, o faccio no, vedere allora, la sospensione almeno. Il camion è nato come camion da lavoro, quindi è balestrato, quindi aveva un pacco di balestre enorme, pesantissimo e inutili nel nostro caso. E se da subito l'obiettivo era quello di farlo scivolare il più possibile, in realtà poi siamo tornati a cercare l'aderenza. E quindi abbiamo rivoluzionato pesi e assetto, andando a togliere quello che era, non era inerente al drift, e non vediamo l'ora di provarlo, però porca miseria, perché il concetto sulla carta dovrebbe andare molto meglio. Poi da febbraio che aspettiamo di salire in pista e testare queste modifiche, quindi, che dico la verità, anche sostanziali. La parte di sospensioni così modificata, hai tirato via del peso, la cisterna vuota? La cisterna vuota, la cisterna c'è perché il mio vecchio camion era un camion da lavoro ed era un autobotte cisterna. Ho voluto mantenere, diciamo, lo stile vecchio. Poi dentro di me speravo che arrivasse un aiuto economico da uno sponsor di liquidi alimentari e abbiamo indovinato, perché la cisterna siamo riusciti anche a allestirla per quello che è il suo mestiere, dai. Ma a livello di motore cosa gli hai fatto? È tutto originale? A sì, parte la modifica della pompa e così via, cioè turbo compressore. Sì, a parte il giro motore non siamo ancora arrivati a livello di fare troppo sul serio, perché come ti ho detto prima, siamo partiti con una marcia corta che anche se potevamo arrivarci anche prima, voglio prendermi il tempo che serve per essere sicuro di non sbagliare, non me lo posso permettere, quindi anche l'evoluzione del motore probabilmente sarà una delle ultime modifiche che andremo a fare, perché è quella che ti porta ad andare forte, e quindi andiamo forte quando siamo sicuri di poterlo fare. Senti, ma toglimi una curiosità, ma tu lo fai di mestiere questo adesso? No, non ancora. Okay. Io continuo a fare il trasportatore, continuo a fare il padre di famiglia, continuo a fare l'amico come con tutti, e spero di continuare a farlo, voglio continuare a farlo, però allo stesso tempo sto coltivando, sto seminando questo progetto, perché credo che il potenziale sia alto. È un semino nuovo che non ha ancora piantato nessuno in un campo molto fertile. Purtroppo cioè, fare drift col camion, sì, sei uno dei pochi, sì, sono l'unico? Sì, sono consapevole che sono veramente uno dei pochi. Poi adesso mi posso permettere anche di chiamarlo drift, sinceramente. Fino a pochi anni fa era solamente una sorta di stuntman alle prime armi. Adesso invece ci avviciniamo veramente a qualcosa di forte. E dov'è che vai a fare i test, a provare, a vedere, a fare delle... cioè, vai in pista, nei piazzali? Come ti Bella alleni? Domanda. Allora, buona la prima, perché non ci possiamo permettere di sprecare energie, sprecare meccanica, sprecare gomme, e quindi perché i costi sono altissimi, per adesso lo facciamo come un gioco, quindi andiamo in tasca, andiamo a cercare le risorse per poterci divertire. Quindi il più delle volte buona la prima. Buona la prima, ultimamente ci siamo trovati ospiti a eventi sportivi di autodrift, non naturalmente campionati nazionali, ma comunque evoluzioni di autodrift con degli amici, e mi dicono: ma ci stai col camion dove ci stiamo noi? E io gli dico sempre: se fate il tandem, teoricamente c'è il posto anche per me. E mi butto, e ultimamente ti dirò che sono riuscito anche a buttare giù quasi niente i birilli. Quindi va bene così. Ma perché è grande, eh? Adesso fammi capire, in quanto tempo bruci una gomma, un treno posteriore? Riesco a fare, diciamo, se una proporzione una vettura, se lui fa 5 giri, io ne faccio 2,5, massimo 3. Ah, e ne ho... E ne ho 4 di dietro di gomme. Anche quella è una modifica, una situazione che andremo poi a vedere e a rettificare se è il caso, perché ripeto, è nato così come cambio di lavoro, quindi anche per quello che riguarda le gomme siamo in fase evolutiva anche lì. Quindi tu adesso stai usando le gomme originali? Cioè le gomme stradali normali? Gomme originali, la camion, montato... la misura, sì, la misura che si addice di più alla situazione. Sì, però sono gomme cioè standard. Omologate stradali? Non sì, hai gomme stradali, sì, speciali apposta per fare... Non so neanche se esistono, ma tanto non me le posso permettere. Da drift non lo so, da pista sicuro, da pista ci sono sicuramente. Sì, fatto, sì.
Torniamo sempre lì. Il percorso per andare a perfezionare, migliorare me stesso e il camion è ancora lungo. E quindi volta per volta andremo a perfezionare. Senti, vediamo com'è che è il tuo Donato Drift? Sì, Donato Track Drift. Per quello che riguarda anche il quanto ci credo a tutto questo, ho avuto delle persone vicino che ci credono come ci credo io e ho ricevuto addirittura, anche se non so se me lo merito del tutto, però ho ricevuto un diploma da poter insegnare, proprio un diploma da istruttore drift track. Sei qua, no? Giusto, eccoti qua. Sono qua, sì. Wow! Sono qua. È un bel elefante, è un elefante che siamo riusciti a farlo ballare come una libellula. Questo è, guarda, queste sono le macchine ed è ok. Ecco, ma tu allo sterzo non gli hai fatto niente? Non ancora. Questo è il mio incidente. No, forse no. Sì, lo... Sto cercando di seguirti, ma... Wow! Che driftata! Guarda che ci sei, guarda. Vabbè, comunque ci sono altri video molto molto belli, quindi anche chi ci sta ascoltando, se dopo vuole navigare, trova di tutto. Sono riuscito anche a girare attorno a mia moglie mentre lei si muoveva col monopattino. Senti, ma lì, fammi capire, tu entri e che cosa fai? Fai blocco ponte? Cioè, com'è che fai? Fai l'effetto pendolo? Sì. Com'è sì, che allora, lo butti attraverso? Ho iniziato giocando, vabbè, bloccaggio differenziale naturalmente, e giocando solo di cambio pesi, perché freno a mano fino ad oggi non mi sono sentito di poterlo utilizzare per evitare di ribaltarmi su un fianco, perché la ciclistica ancora non me lo permetteva. Quindi solo cambio di pesi. Una volta che trovi il pattinamento, cerchi la traiettoria e la devi per forza indovinare. E poi giochi solo di cambio di pesi. Quindi se arrivi lungo, se arrivi corto, non te lo puoi permettere. Devi arrivare giusto, col cambio di pesi giusto. Ed è un elefantino da 100 quintali. Quindi è lì l'adrenalina, è lì il bello, è lì la soddisfazione, però è anche lì il pericolo. Per quello che ti dico, stiamo cercando di andare con i piedi di piombo, perché il camion è di piombo anche lui. Senti, Daniele, tu allo sterzo non gli hai fatto niente, giusto? È ancora tutto storto lì? Non ancora, okay. Perché come ti dicevo, la logica ci ha obbligato a imparare con niente a nostro vantaggio. Cioè niente a mio vantaggio. Quindi un camion normalissimo, pesante, ingombrante, con poco sterzo, che si muove come un elefante. E ho detto, se riesco a fare il più possibile in questa situazione, poi, andando a perfezionare la meccanica, riesco a perfezionare la tecnica. E quindi sto seguendo questo percorso di pari passo. Man mano che miglioro, vado a perfezionare la meccanica. Per adesso abbiamo potenziato il motore, alleggerito tantissimo il carico, il peso totale, che era inutile. Abbiamo modificato le sospensioni, di step successivo c'è senz'altro lo sterzo e poi, perché no, anche l'evoluzione, il potenziamento del motore. Ma lo faccio io, perché prima di fare il camionista ho fatto per 13 anni meccanico a Liveco, quindi okay, non è un caso quindi... se sono arrivato qui, non è un caso, si è incastrato tutto nel posto giusto, al momento giusto. Oh, Daniele, io ti faccio i complimenti e spero veramente di vederti con un motore ancora più pompato e in impennata in drift. Beh, dai, adesso non vedo l'ora di metterlo in pista, perché comunque sulla carta faremo un passo notevole. La prossima volta che saremo in pista faremo veramente la differenza rispetto alle volte precedenti. Ho fatto anche la modifica per poter entrare col freno a mano, che ti permette sia di fare più spettacolo, di divertirti di più, ma ti dà anche margine di correzione di traiettoria. Sì, okay, e anche questa è una cosa molto importante. Andremo a modificare lo stesso, andremo a proporci probabilmente nelle piazze come show per far divertire anche la gente, facciamo salire la gente come nel taxi, come taxi truck, come passeggero, e spero veramente di arrivare a un punto che qualcheduno come me si appassioni, che mi dica: Daniele, insegnami, il diploma me l'hanno riconosciuto, ci mettiamo lì e diventiamo più di uno, e chissà che non venga fuori veramente qualcosa di pazzesco,
di bello, di forte. Te lo auguro con tutto il cuore. Te lo auguro con tutto il cuore. Daniele, sì, è stato un piacere, un abbraccio. Da quel famoso giorno ho avuto una seconda possibilità, me la voglio giocare bene. Ciao caro, grazie. Ti ringrazio Emma di tutto, ciao. Della tua vetrina, di quello che fai, e saluto tutti i tuoi fans e i miei. Ciao caro, un abbraccio. Ciao, grazie.